Simona Ventura commenta gli ascolti di Ultima Fermata, poi punge Agnelli, Maneskin, C. La conduttrice ha detto la sua sul risultato delle prime due puntate del programma Fascino, e ha replicato a Manuel su X Factor. Simona Ventura ha commentato gli ascolti TV di Ultima Fermata, che non sono di certo tra i migliori portati a casa dalla squadra di Maria De Filippi. Il programma può essere considerato come una costola di Temptation Island, dove le coppie possono essere anche sposate e con figli e dove sono spariti i tentatori, ma ci sono i migliori amici e i nuovi compagni. Anzi, in alcuni casi ci sono anche tentatori sotto mentite spoglie, si è visto con la coppia Jonathan e Arianna con l'istruttrice di fitness. Il pubblico non sta rispondendo proprio benissimo a questa nuova formula sugli amori in crisi, di cui la Ventura è voce narrante. Intervistata da FQ Magazine, Super Simo ha parlato della chiamata di Maria De Filippi. Quest'ultima quindi avrebbe voluto fortemente la Ventura al timone di Ultima Fermata. La chiamata e le ha chiesto se avesse voglia di esserne la voce narrante. Simona non ha avuto dubbi, ha risposto subito sì e lo farebbe altre 30 volte, ha detto. Lei crede molto in Ultima Fermata e sugli ascolti che non vanno oltre il 12% si è espressa così. Come tutti i titoli nuovi ha bisogno di rodaggio e di tempo, forse quello è mancato. È un esperimento, un test fatto direttamente in onda. Ringrazio Maria per avermi chiamata e sono grata a Ultima Fermata per avermi permesso di lavorare di nuovo insieme. Come sono grata alla Rai per avermi dato l'ok e a Mediaset per avermi dato fiducia sperimentando. Per l'avventura ci vuole pazienza con questo nuovo programma, che trova profondo e in grado di comunicare al pubblico più di quanto si possa pensare. Di cosa parla chi lo segue? Di cose che magari spesso tra partner finiscono sotto al tappeto, secondo la conduttrice. Ha anche fatto notare la differenza tra Ultima Fermata e Temptation Island, nel nuovo programma le coppie sono concentrate su loro. E per lei è molto bello collaborare con loro. Mi piace molto. Mi trovo benissimo e sono riconoscente con Maria per tutto quello che abbiamo fatto, con lei parlo volentieri di tutto. Il fatto che mi abbia chiamata mi ha riempito di orgoglio. Simona Ventura risponde a Manuel Agnelli, io peggior giudice? Lui con i Maneskin ha avuto C. Nel corso dell'intervista c'è stato modo di ricordare diversi successi della conduttrice, anche in altre vesti. Per esempio X Factor, dove è stata giudice per 5 anni. A tal proposito le hanno riportato un commento di Manuel Agnelli, che alla confessione l'ha definita il peggior giudice del talent show. Nel rispondere, Simona Ventura ha lanciato una bella stoccata ad Agnelli sui Maneskin. Non lo conosco neanche, non so chi sia. È un commento che lascia il tempo che trova, lui ha avuto C. O a trovare i Maneskin.